ci abbia oggi detto che c'è una sentenza di Stato che parla e agli atti. Ritengo che se vogliamo mettere in questa sala in discussione anche le sentenze di Stato risulta difficile. Faccio appello a quella collaborazione tra opposizione e maggioranza che il sindaco chiedeva prima. Il segretario si fa garante che agli atti c'è una sentenza del Consiglio di Stato. Anzi, il TAR, se ho capito bene, il TAR che è anche il TAR della Regione Campania, quindi territorialmente fa fede anche alla nostra città. Ritengo che sia, come devo dire, inutile la sospensione, caro Presidente, questo è il mio parere. Diamo la parola al consigliere Santillo. No, guarda, nessuno ha l'ambizione di essere un fine giurista, nessuno vuole mettere in discussione le sentenze dello Stato. Io però non ho capito una cosa. Per cui se c'è una sentenza che dice che sono 16 e che il sindaco può votare, non ci sono dubbi, non c'è neanche bisogno di una sospensione. Però io non ho capito bene una cosa, nessun intervento, segretario. Cioè c'è una sentenza che dice che sono 16 e che il sindaco può votare o sono due sentenze diverse? In cui uno dice che il sindaco può votare e l'altro dice che questo era un po'. Cioè se c'è un'unica sentenza parziale e dice che sono 16, ma il sindaco ci sono 24 consiglieri che fanno c'è l'articolo di legge che dice è un po' distacco il fatto che professore presidente me lo dirà per segretario, sono due carri Diamo la parola al segretario che ci illustra un po' la programma. Grazie. Probabilmente, anzi, certamente sono stato poco chiaro. È la stessa sentenza del Consiglio di Stato che afferma i due principi. Ve la leggo così, giusto per una chiarezza. Allora, la controversia deve quindi essere risolta applicando la normativa che nell'ambito della sua autonomia si è dato il comune di Sesta Lucca. Era il caso di specie, però è perfettamente sovrapponibile alla nostra. L'articolo 26 dello Statuto, caso insomma dell'articolo, per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, così recita lo statuto del Comune di Sesta Lucca, così come recita anche il nostro. Gli appellanti sostengono, all'argomento assorbe interamente eccetera eccetera, non essendo consigliere comunale non deve entrare in tale compito, ovvero se computato innalza il quorum e deve essere aumentato tenendo conto anche della sua presenza tra i legittimati all'espressione del voto. E fa riferimento al sindaco, quello che sostiene il Consiglio. Affermo il Consiglio di Stato. L'argomentazione, pur suggestiva sul piano logico, non può essere condivisa. È stato già premesso alla presente discussione che la controversia deve essere risolta alla luce delle disposizioni dettate al Comune, eccetera, eccetera, nell'esercizio della sua autonomia. La normativa richiamata stabilisce con chiarezza, come nel nostro caso il nostro statuto, datato il quorum per l'elezione del Presidente del Consiglio, stabilendolo nei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, senza ulteriori precisazioni. Di conseguenza la normativa comunale stabilisce, come appena precisato, il quorum, senza prendere in considerazione il fatto che il sindaco è legittimato a votare dall'articolo 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 266. Afferma di conseguenza il collegio, cioè la sentenza del TAR, che la partecipazione del sindaco alla votazione non influisce sulla determinazione del quorum necessario per la sua validità, atteso che il comune, l'appello e bla 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 e poi scritto. Mi sembra di una chiarezza assoluta, poi voglio dire, tutto è interpretabile, evito di definire come il mio professore di diritto amministrativo definiva il diritto. La parola al consigliere Sosso Salma. Allora, il mio intervento chiaramente non voleva essere di nessun tipo sanzionatorio al segretario, probabilmente non aveva letto il tutto, ha letto una sentenza, non sono d'accordo,
la stessa sentenza dice che la logica non è questa. Chiedo scusa, ma faccio presente che comunque, caro Orsino, un quarto d'ora di pausa l'abbiamo perso lo stesso, lo facevamo, ci arrivavamo e si andava avanti senza problemi, perché la logica prevede tutt'altra cosa. Quello che scrivono le sentenze è un altro. La logica prevede che siamo 25 votanti e ci vogliono 17 voti. La sentenza dice che ce ne vogliono 16, siamo tranquilli, andiamo avanti, potete fare quello che volete. Buona giornata. Allora, passiamo alla votazione. Quindi...